Seconda edizione del raduno a Santa Maria al Bagno per l'associazione Scuderie Alfisti Gialloverdi di Inardo. L'evento si è tenuto di fronte all'Oasi Quattro Colonne ed è stato realizzato con il patrocinio del comune neretino. Tanti gli appassionati del vintage a quattro ruote e a due ruote che hanno partecipato in una cornice ancora tutta estiva in riva al mare. Musica e divertimento sono stati i protagonisti della mattinata e hanno accompagnato l'arrivo dei tanti veicoli storici giunti dalla Puglia e non solo. Parte del ricavato dell'iscrizione è stato devoluto per gli eventi solidali a cui la Scuderia Alfisti Gialloverdi prende parte durante l'anno e che riguarda tematiche molto importanti, tra cui la sindrome di Down e i disturbi dello spettro autistico. In queste occasioni, il compito principale che la Scuderia si prefigge è quello di portare sorrisi ai partecipanti grazie ai giri a bordo delle vecchie Alfa Romeo d'epoca della Guardia di Finanza. Il raduno Gialloverde è stato anche una giornata di amicizia, oltre che di condivisione di una passione, con la consapevolezza da parte dell'associazione di essersi impegnata a sostegno della solidarietà. Siamo giunti alla seconda edizione del raduno di auto, moto, vespe e lambrette d'epoca organizzato dall'associazione Scuderie Alfisti Gialloverdi, di cui mi pregio di essere presidente. Innanzitutto ringrazio l'amministrazione comunale di Nardò, il sindaco Pippi Mellone, il presidente del consiglio comunale Antonio Tondo, l'assessore al turismo Giuseppe Alemanno di averci concesso anche quest'anno l'opportunità di realizzare questo nostro raduno in questo comune. Oggi è una giornata dedicata alla valorizzazione della cultura motoristica di un tempo, un obiettivo che la Scuderia si impegna a perseguire ogni anno attraverso l'organizzazione di un raduno. Quest'anno abbiamo deciso di richiedere ai nostri tanti appassionati una simbolica donazione di 5 euro destinata ai progetti di solidarietà che ogni anno l'associazione porta a termine. Concludo ringraziando tutti i club che hanno aderito a questa bellissima giornata e a tutti gli amici che si trovano in questa stupenda location del Salento a rendere unico il nostro secondo raduno.